Ciao e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare una commedia romantica cilena intitolata Ugly Me. Attenzione spoiler! Buona visione! Nella città di Santiago, in Cile, vive una donna straordinariamente bella, Amanda. Lavora per uno studio di architettura ed è molto brava nel suo lavoro. Un pomeriggio, Amanda chiama il suo ragazzo Pablo. Vuole andare al compleanno della sua amica Fernanda insieme a lui. Quello che Amanda non sa è che il suo ragazzo è nella camera da letto di Fernanda, travestito da gattino. Mentre i due parlano al telefono, Fernanda distrae Pablo, facendolo riattaccare in fretta. Pochi secondi dopo, chiamano accidentalmente Amanda di nuovo e li sente gemere e miagolare. Non le ci vuole molto prima di irrompere nella casa di Fernanda con un fucile. Dopo aver realizzato che sono stati scoperti, Pablo dice che è stato rapito, ma Amanda non è così ingenua da credergli. Gli spara all'inguine, assicurandosi che non tradirà mai più nessun altro. Nella scena seguente, Amanda è con un psichiatra, mentre discute su come gestire la sua rabbia. Non mostra alcun rimpianto per quello che ha fatto. In effetti, è sicura che lo farebbe di nuovo se si trovasse in una situazione del genere. Lo psichiatra rivela che qualsiasi persona con il suo livello di problemi di rabbia deve essere confinata. L'informazione cambia l'opinione di Amanda su tutto e improvvisamente si sente dispiaciuta per quello che ha fatto. Viene lasciata andare dopo aver fatto credere al dottore che nulla del genere accadrà di nuovo. Il caso arriva alla polizia e quindi al lavoro di Amanda. Lei spiega al suo capo che è stata tradita dalle due persone che amava di più. L'uomo contempla la sua posizione nella loro compagnia e alla fine decide di licenziarla. Amanda non vuole più vivere a Santiago, così fa le valigie e si trasferisce nella città di Valparaíso. Suo fratello ha una casa vuota, dove può rimanere per i prossimi 6 mesi. È anche fiduciosa che otterrà un lavoro dignitoso in città. L'unica cosa di cui Amanda è preoccupata è essere perseguitata dagli uomini. Non vuole uscire con nessuno o innamorarsi di qualcuno, dopo quello che è successo l'ultima volta. Tuttavia, una giovane donna attraente come lei non viene mai lasciata sola. Lei va alla chiesa per calmarsi e fa amicizia con il pastore dopo avergli parlato di tutti i suoi problemi. Anche lui non ha parenti stretti e vive da solo. Le dice che può andare da lui ogni volta che ha bisogno di un amico con cui parlare. A casa, Amanda controlla gli annunci di lavoro sul giornale. Tutti loro hanno un requisito inferiore alla sua qualifica ed esperienza. Ne sceglie uno a caso che guarda caso è uno studio di architettura, come quello in cui lavorava. Compra poi un vestito per diventare grassa, una brutta dentiera e del trucco protesico per farla sembrare poco attraente. Dopo aver messo tutto, è irriconoscibile anche per le persone che conosceva prima. Nella scena seguente, si reca in azienda per un colloquio. Il suo capo Max le fa molte domande e scopre che ha un marito e 2 figli. Amanda crede che la storia del marito la renderà più presentabile e ridurrà le avance maschili. Max non chiede alcuna autenticazione e la assume per l'esperienza che possiede. Per la prima volta nella sua vita, Amanda si sente valida perché è sicura che la sua bellezza non le ha fatto ottenere il lavoro. Dopodiché, Max la presenta ai membri dello staff e ai loro ruoli nella squadra. Il primo è un uomo sposato di nome Juan. Ha 3 figli, un lavoro a tempo pieno e sta studiando per ottenere il suo master. C'è poi Karen, una bella ragazza d'ufficio che lavora meno di tutti, ma è favorita per la sua bellezza. Infine, ci viene presentato un architetto di nome Marcelo. È il tipico donnaiolo che giudica le persone in base a quanto sono attraenti. La vita quotidiana di Marcelo consiste nel lavorare e nel portare a casa una donna diversa ogni notte. Incontra Amanda per la prima volta ed è immediatamente respinto da lei, dato il suo aspetto. Amanda capisce anche che tipo di uomo è e maledice tranquillamente i suoi pensieri superficiali. I due decidono di stare lontani l'uno dall'altra, ignari che il destino sta per intrecciare le loro strade. Nella prima riunione, ad Amanda viene raccontato di un vecchio edificio Telmex, che di recente è stato ristrutturato dalla loro azienda. Hanno completato il progetto, ma c'è stata qualche interferenza nel servizio internet dell'edificio a causa di un problema sconosciuto con la struttura. Amanda riconosce immediatamente che deve essere dovuto a un problema di servizio VP1. Karen pensa che il coinvolgimento di Amanda nel progetto creerà solo ulteriori complicazioni, perché è nuova nel lavoro. Vuole essere lei a risolvere il problema, ma Max la pensa diversamente. Karen viene allontanata dall'incarico, il che le fa disprezzare Amanda all'istante. A Marcelo e Juan viene chiesto di accompagnare Amanda sul luogo del problema e di aiutarla. Gli uomini non sono contenti di essere i suoi assistenti, ma si accontentano comunque. Nella scena seguente, il trio è sulla terrazza dell'edificio. Amanda sta lavorando molto per trovare il problema
mentre Marcelo è impegnato a vantarsi delle sue esperienze sessuali con Juan. Amanda dice loro che l'interferenza deve provenire dalla stazione ferroviaria. Vanno lì, e Marcelo e Juan continuano la loro conversazione mentre Amanda lavora. Alla fine, scopre che i canali d'acqua che passano proprio sotto l'edificio stanno interferendo con le onde. Amanda e Marcelo vanno a controllare il canale dell'acqua, mentre Juan resta a controllare quando il treno parte. Marcelo resta fuori per controllare la frequenza, lasciando entrare Amanda nei canali da sola. Non riesce a passare in uno dei cancelli, così si toglie il vestito per farla sembrare grassa. Mentre il team comunica tramite walkie-talkie, il dispositivo di Amanda smette di funzionare. Prima che possa vestirsi, Marcelo viene a vedere se sta bene. Amanda gli fa lampeggiare velocemente la torcia in faccia e dice che ha dovuto togliersi i vestiti in modo che non si sporcassero. Fortunatamente per lei, Marcelo si gira e se ne va. Dopo una giornata di lavoro proficua, i tre vanno in un pub a bere qualcosa. Vanno con l'auto di Amanda, che ha riempito con roba di bambini per farla sembrare più realistica. Al pub, Marcelo ancora una volta fa battute sessiste, mettendo a disagio gli altri due. Juan parte presto per studiare, lasciando dietro di sé Amanda e Marcelo. Quando è solo, Amanda lo insulta perché è un uomo superficiale. Marcelo è d'accordo e afferma con orgoglio che i figli e il matrimonio sono la fine della vita di qualcuno. Amanda si sente male per lui perché non proverà mai una vera amicizia e un amore che duri più di una notte. Marcelo descrive anche il corpo della ragazza dei suoi sogni e non si vergogna di essere un donnaiolo. Questo fa infuriare Amanda perché le ricorda il suo ex fidanzato. Anche quando è a casa, non riesce a smettere di pensare ai suoi commenti. Dopo essersi tolta il vestito e la parrucca, vede che sembra esattamente come la ragazza dei sogni che ha descritto. Amanda fa della sua missione quella di dare una lezione a Marcelo e va di nuovo al club, questa volta, vestita come se stessa. Quando si incontrano, Marcelo si sente subito attratto da lei. Per tutta la notte, lui prova a portarla in un posto privato. Lei lo lascia fare e poi lo rifiuta, confondendolo se sia interessata o meno. Alla fine, promette di incontrarlo il giorno successivo e se ne va. Il giorno seguente, Amanda va dal parroco e gli racconta tutto quello che ha fatto. L'uomo le dice che si pentirà della scorsa notte, perché un giorno dovrà dirgli la verità. Tuttavia, Amanda è irremovibile nel voler dare una lezione a Marcelo. In ufficio, l'uomo si vanta di aver incontrato una ragazza nel club che è totalmente presa da lui. Amanda sa che sta esagerando, ma lo tiene per sé. La sera, Marcelo attende con entusiasmo che arrivi al club, ma dopo un'ora, lei gli scrive che non sarà lì. La stessa cosa accade il giorno successivo. Dopo ore di attesa, Marcelo riceve un messaggio dicendo che dovrebbero incontrarsi a casa sua il giorno successivo. Al lavoro, si vanta con Amanda della nuova ragazza che è così presa da lui da venire a casa sua di notte. Amanda sorride e ascolta le sue storie, sapendo benissimo che sta mentendo. Marcelo compra cibo da sporto e lo mette nei piatti facendo finta di averlo fatto lui. Presto arriva la ragazza e inizia a flirtare con lui. Dopo aver mangiato e flirtato un po', le cose si fanno bollenti. Marcelo le sta baciando il braccio, quando lei lo ferma e dice che farà tardi. Dopo che se ne va, rimane confuso perché nessuna donna lo ha mai trattato in quel modo. Al lavoro riversa la sua frustrazione su Amanda. Ormai, ha iniziato a vederla come una vera amica, cosa che non poteva fare con qualsiasi altra donna in tutta la sua vita. Nel frattempo, Karen brucia di gelosia perché ha una cotta per Marcelo. Spia il duo tutto il tempo, per capire di cosa stanno parlando. Più tardi quel giorno, chiede ad Amanda dei suoi figli. Questo fa capire ad Amanda che se non mostrerà i suoi figli alla gente, probabilmente inizieranno a sospettare di lei. Chiede quindi al parroco due ragazzini per un appuntamento di gioco con lei. Il giorno dopo, li porta in ufficio e dimostra di essere in realtà una madre. Abbastanza sorprendentemente, vede Marcelo giocare con il più giovane. Ha spesso descritto quanto odi i bambini, ma probabilmente era solo una bugia. Di notte, Amanda va a casa sua per un secondo appuntamento. Qualcosa in Marcelo è diverso questa volta. Si impegna di più per conoscerla piuttosto che flirtare. Infine, vanno a letto e iniziano a pomiciare. Le cose si scaldano abbastanza presto, ma scendono in un istante quando Marcelo non ha un'erezione. Nella scena seguente, Marcelo dice ad Amanda tutto quello che è successo. Gli suggerisce di fare più sforzi per impressionare la nuova ragazza, come cucinare veramente per lei invece che ordinare da sporto. Vanno quindi a casa sua e cucinano insieme. Questa è la prima volta che Marcelo fa venire a casa sua un'amica e si sente fantastico a riguardo. Dopo aver mangiato, vanno in terrazza e parlano a lungo. Amanda dichiara che Marcelo ha paura di impegnarsi e promette che un giorno troverà l'amore.
Improvvisamente, si avvicina e la bacia. Si scusa subito dopo, ma non possono negare le scintille che sentono nei loro cuori. Nella scena seguente, Marcello è con Max mentre parla della sua vita amorosa. Max gli chiede di chiudere gli occhi e pensare a una donna. Marcello non dice chi ha visto, ma sa che la ragazza è l'amore della sua vita. Più tardi quel giorno, Amanda va a casa sua per il terzo appuntamento. Con sua sorpresa, Marcello dice che è innamorato di lei. Amanda sa che sta mentendo, ed è triste che sia sempre la stessa persona dopo tutto quello di cui hanno parlato. Gli fa indossare abiti da donna e lo ammanetta al giroletto. Tuttavia, contrariamente a quanto si aspettava, lei tira fuori un coltello e gli taglia la pancia. Poche ore dopo, sul posto arriva la polizia e lascia libero Marcello. Si rendono conto che il sangue è falso e che la donna voleva solo spaventarlo. La notizia arriva in televisione e Marcello viene umiliato. Amanda gli ha insegnato una lezione come avrebbe voluto, ma qualcosa non le sembra giusto. Quando lo racconta al pastore, dichiara di essere innamorata di lui. Quando Marcello arriva in ufficio la volta seguente, le dice che ora è un uomo cambiato. Quello che gli è successo il giorno prima gli ha fatto capire che aveva ragione e deve iniziare a cercare il vero amore, non solo avventure di una notte. Detto questo, esce con Karen. Di notte, arriva a casa di Amanda ubriaco. Lei gli impedisce di vederla e parla tramite la porta. Marcello rivela che ha fatto la proposta a Karen e la sposerà quella settimana. Tuttavia, rivela anche di essere innamorato di Amanda. Lei non è il suo tipo di donna ideale ed è sposata, ma non ha potuto fare a meno di innamorarsi di lei. Sa che non sarà mai sua ed è per questo che sta per sposare Karen. Entrambi versano lacrime e si separano senza dire altro. Arriva poi finalmente il giorno del matrimonio. Amanda e Marcello si incontrano fuori dalla chiesa. Lei prova a dirgli la verità, ma decide diversamente. Condividono un abbraccio emotivo, prima dell'inizio della cerimonia. Il prete chiede a Marcello se vuole prendere Karen come sua moglie. Tutti aspettano la sua risposta, ma non arriva mai. All'improvviso, Amanda starnutisce e la dentiera finta le cade dalla bocca. Marcello le toglie la parrucca, rivelando finalmente la verità. La scena si sposta quindi a qualche anno dopo. Amanda e Marcello sono ora sposati con 3 figli e 1/4 in arrivo, e vivono una vita felice con la loro famiglia. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.